rapidamente alle conclusioni. Venendo alle notizie che da qualche mese sono riportate sulla stampa provinciale a proposito di viaggi, non si sa da chi effettuati e per quali ragioni, in alcune località fuori regione e in particolare in Abruzzo, Teramo, Giulianova, Val Chibrata, con l'utilizzo dell'Audi 6 di proprietà dell'ente e munito di apposito telepass, con relativi costi di utilizzo a carico del pubblico erario, fatti di verità già venuti alla luce nel corso del procedimento penale presso il Tribunale di Foggia, ovvero all'intervento svolto pubblicamente dal sindaco di Cagnano Varano, dottor Nicola Tavaglioni, il quale senza veri manifesta tutto il suo disappunto sull'inefficienza e disfunzione dell'uso della rete senza fini realizzati da questo ente, per intenderci la stessa di cui ha il progetto VDGNet Interrega Arce, definendola un oggetto misterioso prevista per servire le aule a disegnere geograficamente isolate e periferiche del comprensorio Gargano, Torre Miretto, Capoiale, Foce Varano, Lido del Sole, San Menario, Calenella, Manacore, Baile delle Zagre, eccetera, eccetera. Mentre è stata installata di fatto, con tutti i problemi risolti solamente in alcuni centri storici dei comuni, senza alcuna utilità per quei cittadini isolati in quelle aree per cui la filosofia del progetto era stata finanziata. Ma in verità il dottor Tavaglioni non si ferma solo a questo, ma paventa tante altre cose che non conferiscono una bella immagine di questo ente, quali controlli a tavaluce e pino, disinvolta gestione di denaro pubblico, una generale abbuffata, un progetto mangia soldi per far cassa a mani basse senza troppi filtri burocratici, ponendosi infine alcuni interrogativi. Un episodio di cronaca nera, di malversazione contabile, un inquinamento della politica. Inadeguatezza della politica o inadeguatezza della burocrazia, si chiede il dottor Tavaglioni. Non voglio fare commenti in proposito, perché quanto affermato dal sindaco di Cagnano Varano è fin troppo chiaro. Voglio solo aggiungere la vostra informazione che ho allegato a questa mia comunicazione, la mia denuncia a proposito presentata alla Guardia di Finanza di Manfredonia, gli articoli di stampa e le fatture rilasciate dalla società Autostrade per l'Italia relativa all'utilizzo del telepass in dotazione dell'automezzo Audi 6 di nostra proprietà. Al riguardo mi preme precisare che il predetto automezzo, a suo tempo acquistato dagli organi amministrativi dell'ente, tenendo all'oscuro la mia persona e l'intero organo esecutivo, non è stata già mai utilizzata, almeno fino al 9 scorso, dal sottoscritto, né tantomeno dagli assessori da me mai autorizzati. Ho autorizzato la macchina dell'ente perché purtroppo per me dall'11 di gennaio ho avuto sequestrato un altro di appena 2 mesi che pago 500 euro al mese senza poterla utilizzare. Ecco, come si fa ad acquistare un'auto per l'ente senza che ci sia un indirizzo politico? Qui la struttura amministrativa non gestisce solo la spesa, che è giusto e sacrosanto che gestisca la spesa, ma gestisce la scelta della spesa, che non compete alla struttura amministrativa, ma che compete agli organi politici di questo ente. A definire ancora più inquietante il quadro della situazione in cui versa questo ente, non possono sottacersi le diatribe all'interno della stessa struttura organizzativa, tra gli stessi dirigenti e tra questi i funzionari, per la conservazione di prerogative spesso indebitamente acquisite che hanno portato alla singolare situazione lavorativa dell'architetto Toro e ai diversi procedimenti giudiziari e questi intentati a danno dell'ente con ingenti carichi di spese a carico del bilancio, ovvero le resistenze esposte allo stesso apparato burocratico a qualsiasi organizzazione funzionale dell'ufficio, impedendo con ogni mezzo l'adozione di
nuovo regolamento sull'ordinamento, o ancora le lotti vicissitudini del partito dall'organo esecutivo, dall'intervenuta scadenza del contratto collettivo decentrato del personale dipendente nel maggio 2007 e della necessità di procedere al suo rinnovo e revisione, di fatto impedito o ineseguito. Con il riavvio dell'attività politica amministrativa dell'ente, questo consesso non può esprimersi, non può esimersi dalle proprie incombenze, volta ad una profonda ristrutturazione quanto mai necessaria e urgente per una corretta definizione delle regole a tutela dei ruoli e delle funzioni degli organi di governo e di gestione, improntata su un corretto rapporto delle competenze e responsabilità fissate dalla legge e reciproco rispetto all'interesse principale dell'ente, dei comuni del comprensorio, delle popolazioni amministrate, e non certa difesa di un apparato burocratico autoreferenziale ed arrogante che senza ombra di dubbio è stata causa e origine di tanti danni cagionati in questi ultimi anni all'immagine e all'attività della comunità montana dell'Argano. Agropolis docet.